Italia Sociale, io mi riferisco sempre all'amico di Renzi e di Bobba, Vincenzo Manes. Allora, il discorso, quindi allora chiedo alla collega Lenzi, che significa allora definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti, prevedere obblighi di trasparenza, informazione, eccetera, eccetera. Lei ci sta dicendo che le informazioni che noi abbiamo inserito sono troppo stringenti, però allo stesso tempo si dà la delega al governo di inserire tutto quello che ho appena letto. Quindi che cosa intendete? Prevedere obblighi, che obblighi? Trasparenza, informazione su che cosa? Come vedete è tutta fuffa, poi alla fine non ci sarà nulla. Grazie, onorevole Palmieri. Presidente, brevemente per ricordare alla collega Grillo e alle colleghe e colleghi del Movimento 5 Stelle che molte di queste realtà si occupano per appunto di dare una seconda possibilità a persone che hanno sbagliato e che pensare di definire una persona in modo inequivocabile, in base a una colpa, a un errore del suo passato, è una cosa profondamente antiumana. Grazie. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Con il parere contrario del relatore del governo, 3.3 Colonnese, la votazione è aperta. San Nicandro. Pilozzi. Ci sono altri che non riescono a votare? Ancora Pilozzi. Hanno votato tutti, mi pare. Onorevole Fiano, l'aspettiamo? Bene, la votazione è chiusa. Presenti 407 votanti, 385 astenuti, 22 maggioranza, 193 favori, 77 contrari, 308. La Camera respinge. Siamo al 3.6. Grillo, se nessuno chiede di intervenire, parere contrario. Autore del Governo, votazione aperta. Chi non riesce a votare? Pilozzi. Chi altro non riesce a votare? Tinagli, Greco, Fossati, Berlinghieri. Ci siamo? Per Fossati niente? Ok, la votazione è chiusa. Presenti 410 votanti, 384 astenuti, 26 maggioranza, 193 favori, 76 contrari, 308. La Camera respinge. 3.7 Baroni, onorevole D'Ambrosio. Grazie Presidente, solo per dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie a Grazie. lei, a titolo personale, onore di vita. Sì, anche per rispondere ai colleghi della destra, siccome ci dite sempre che siamo troppo talebani, troppo manettari a ora di trasparenza e obblighi di appunto trasparenza e legalità, questo emendamento vi viene incontro perché noi specifichiamo che gli obblighi devono essere commisurati alla dimensione economica e all'entità del bilancio e delle somme ricevute a titolo di finanziamento pubblico o a titolo di liberalità da privati. Tra l'altro lasciamo ampio margine di manovra al governo stesso, anche questa da parte nostra è un'enunciazione di principio. Quindi non applichiamo norme rigide a qualsiasi